Oggi parleremo dello sbiancamento dentale, ossia un trattamento estetico mini-invasivo che permette al paziente di avere un sorriso più brillante, denti più chiari e quindi un viso più gradevole. La paziente alla quale andremo a eseguire lo sbiancamento dentale rappresenta tutti i requisiti necessari per poter ottenere buoni risultati e quindi essere sottoposta a questo trattamento estetico. Non presenta otturazioni estetiche. L'agente sbiancante infatti agisce solo sul dente naturale e qualora il dente presenti delle ricostruzioni, tali ricostruzioni non verranno sbiancate. Ci accingiamo tramite una scala colori a valutare qual è il colore di partenza dei denti della nostra paziente, in modo da apprezzare la qualità dello sbiancamento tra il pretrattamento e il post intervento. Questo è il colore di partenza. Inizieremo isolando i tessuti molli, ossia le labbra e le gengive, per evitare che l'agente sbiancante possa andare a irritare, avere un'azione caustica sulle labbra. Andremo ora a isolare le gengive utilizzando una diga di gomma liquida che verrà indurita con una lampada polimerizzante. E iniziamo a applicare il prodotto, che come noterete è liquido e indurisce immediatamente grazie alla luce fotopolimerizzante. Stiamo terminando l'isolamento delle gengive e poi inizieremo a applicare l'agente sbiancante. Dobbiamo andare a proteggere la lingua utilizzando un paralingua. Iniziamo ora l'applicazione dell'agente sbiancante e lo attiviamo utilizzando un catalizzatore. Viene miscelato per circa 30 secondi e una volta applicato viene posizionato delicatamente e con cura sul dente. È importante sottolineare che non ha un'azione abrasiva. È ossigeno che si lega a questi pigmenti e che li neutralizza, quindi rendendoli bianchi. È un trattamento reversibile, cioè sta a significare che all'incirca dopo 2 anni dal trattamento tenderà a tornare del colore d'origine. Sono trascorsi 20 minuti dall'applicazione dell'agente sbiancante, ora andremo a rimuoverlo e a rimuovere gli isolanti dei tessuti molli. Come avete visto, partivamo da un colore A3, che era il terzo colore della scala. Il nostro dente è ancora più chiaro rispetto all'A2. Siamo passati da un A3 a un A1. Non potevamo ottenere risultato migliore. Al termine del trattamento applicheremo il fluoro in modo da rimuovere quello che è la sensibilità del dente. Va infatti sottolineato che uno degli effetti collaterali, almeno iniziali in alcuni casi, è una sensibilità che si va a attenuare nell'arco di poche ore utilizzando le mascherine trasparenti al cui interno troviamo l'agente desensibilizzante. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Saluto la nostra paziente e vi attendo per il nostro prossimo incontro.